Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una notizia dal mondo della medicina, in particolare in 8 ospedali tra Stati Uniti, Canada ed Europa. È stata utilizzata la tecnica di ingegneria genetica CRISPR-Cas9 per curare alcuni pazienti dall'anemia falciforme, o meglio, per alleviarne i sintomi, poi capiremo perché. Prima di iniziare col video voglio ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al mio canale, dandomi fiducia, grazie al suggerimento di Dario Bressanini, ringrazio anche lui chiaramente. Non voglio dilungarmi molto su questo con questi discorsi perché il video sarà già abbastanza lungo di per sé. Vi voglio semplicemente suggerire di seguirmi su Instagram e cominciamo subito. Prima di passare a questo esperimento, a questo trial clinico, vi dovrei descrivere un po' cos'è l'anemia falciforme. Ebbene, l'anemia falciforme è una patologia genetica, quindi non infettiva, è una patologia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto in Africa, per delle motivazioni che per il momento tralascio, ma che meriterebbero un video a sé, ma si è diffusa anche nel resto del mondo, soprattutto per via dei flussi migratori. È una patologia recessiva. Cosa significa questo brevemente? Dai nostri genitori noi ereditiamo il nostro DNA. Quindi ereditiamo per ciascun cromosoma una copia da nostro padre e una copia da nostra madre. Sui cromosomi sono situati i geni, quindi per ciascun gene noi abbiamo una copia ereditata dal padre e una copia ereditata dalla madre. Una patologia recessiva, a differenza di quella dominante, si manifesta se sono mutate entrambe le copie del gene, quindi sia quella ereditata per via paterna, sia quella ereditata per via materna. E per questo possono nascere dei figli malati anche da dei genitori che possiedono solo una delle due copie del gene mutate, condizione che prende il nome di portatore sano. Essendo la patologia recessiva, se solo una delle due copie del gene è mutata, non si ha una sintomatologia, o meglio, si può avere una sintomatologia, ma è molto molto lieve rispetto all'individuo che presenta la mutazione in entrambe le copie del gene, l'individuo omozigote per la mutazione. Qual è il gene di cui stiamo parlando che deve mutare per avere questa patologia? È il gene della catena beta dell'emoglobina. L'emoglobina è una proteina che lega l'ossigeno nei globuli rossi, trasportandolo in vari distretti del nostro corpo ed è formata da due catene alfa e due catene beta. Quindi la causa dell'anemia falciforme è una mutazione nel gene che codifica per le catene beta. Ed è una situazione molto interessante sia dal punto di vista eziologico, cioè della causa molecolare della malattia, sia dal punto di vista patogenetico, cioè di come si sviluppano gli effetti poi a valle a partire da quella mutazione. L'anemia falciforme è determinata da una singola mutazione nel DNA che determina la sostituzione di un amminoacido, un solo amminoacido, in una precisa posizione nella catena beta dell'emoglobina con un altro amminoacido. In particolare interessa la sostituzione di un acido glutammico, che è un amminoacido polare, addirittura carico negativamente, con una valina, che è un amminoacido apolare. Questa singola sostituzione nell'ambito di una proteina grossa dell'emoglobina in toto che è costituita da 600 amminoacidi, la sostituzione di un solo amminoacido è capace di causare tutta la sintomatologia caratteristica dell'anemia falciforme che vi descriverò tra poco. A questo punto vi potreste chiedere cosa c'entra una mutazione dell'emoglobina, che è una proteina che trasporta l'ossigeno, con la struttura a falce dei globuli rossi della cellula che la contiene. Ebbene, questa singola mutazione va a riverberarsi sull'intera struttura dell'emoglobina, rendendola meno solubile nell'ambiente acquoso in cui è presente nella cellula, soltanto quando non è ossigenata, soltanto quando non è legata all'ossigeno. Cosa succede se in una soluzione acquosa le molecole di soluto perdono di solubilità? Precipitano. L'emoglobina non ossigenata, quindi, nei casi di anemia falciforme, precipita nei globuli rossi, deformandole la membrana e quindi facendogli assumere quella caratteristica struttura a falce. Da qui deriva poi tutta la sintomatologia, tutti gli effetti a valle. Possiamo avere degli effetti più cronici a lungo termine dovuti sia al fatto che l'emoglobina non funziona e quindi non è in grado di trasportare l'ossigeno, quindi avremo tessuti meno ossigenati,
sia al fatto che i globuli rossi, con questa loro struttura deformata, hanno più difficoltà ad intrufolarsi nei capillari più stretti e spesso si distruggono in circolo. Inoltre, si ha anche un'accelerata rimozione dei globuli rossi dal circolo da parte di quegli organi che li demoliscono, come ad esempio la milza. Quindi tutti i sintomi cronici che si hanno sono dolori in varie parti del corpo, ingrossamento della milza e maggiore suscettibilità alle infezioni, perché se il midollo osseo si sforza per produrre una maggiore quantità di globuli rossi e sopperire all'accelerata distruzione dei globuli rossi, allora ci sarà anche una carenza di globuli bianchi che servono per la difesa dalle infezioni nel nostro organismo. Bene, questo è per quanto riguarda la sintomatologia cronica, che magari si può tenere più o meno sotto controllo, però in alcune situazioni particolari, quando si ha una maggiore carenza di ossigeno e quindi si ha una maggiore percentuale di emoglobina non ossigenata, si possono verificare delle vere e proprie crisi, dei fenomeni acuti che possono anche sfociare nella morte. Quindi diciamo che la sintomatologia di questa patologia può anche essere molto grave. Attualmente non esiste una cura definitiva. Le uniche cure che vi sono trasfusioni, ma alle quali la persona si deve sottoporre costantemente nella vita, o trapianto eterologo del midollo, cioè si prende un donatore compatibile quando ve ne è la disponibilità e quando si trova effettivamente una compatibilità con una persona, si preleva del midollo dal donatore, le cellule del midollo del ricevente vengono quasi del tutto eliminate utilizzando la chemioterapia, quello che viene chiamato deplezione del midollo, dopodiché le cellule del donatore possono essere iniettate nel ricevente con la speranza che attecchiscano e con la speranza che non si abbiano delle reazioni di rigetto. Cercando in vari articoli ho visto che questa cosa è davvero poco comune. Lo studio di cui volevo parlarvi oggi è un trial alle sue prime fasi in cui si utilizza la CRISPR-Cas9, una tecnologia che permette di modificare il DNA in dei punti specifici per ottenere varie cose. Insomma, la CRISPR-Cas9 è una tecnologia molto molto versatile. Vi ho già parlato nel video delle gemelline geneticamente modificate. Però in quell'esperimento ci sono state numerose differenze rispetto a questo, e magari dopo ne parliamo più in dettaglio. Tornando a noi, qual è il vantaggio principale di questa tecnica? È il fatto che non si ha bisogno di un donatore. Il ricevente è il donatore stesso in quello che viene chiamato trapianto autologo, cioè si prelevano delle cellule del paziente, delle cellule chiaramente precursori dei globuli rossi, e queste cellule vengono opportunamente modificate nel loro DNA con la CRISPR-Cas9 e poi si reiniettano nel paziente stesso, eliminando completamente la necessità di trovare un donatore compatibile e anche la possibilità che vi sia un rigetto. La CRISPR-Cas9 è un'endonucleasi guidata. Endonucleasi significa che taglia all'interno di un pezzo di DNA. Guidata significa che non taglia a caso, ma taglia in dei punti specifici. Quali punti? Li decidiamo noi, per l'appunto, perché il sistema CRISPR-Cas9 si compone di una proteina che lega il DNA e lo va a tagliare, e di un RNA guida complementare alla sequenza target, alla sequenza bersaglio che la CRISPR-Cas9 poi andrà a tagliare. L'RNA guida lo possiamo sintetizzare noi, e questo è il bello di questa tecnologia, che noi possiamo scegliere il punto esatto in cui questa proteina va a legarsi sul DNA e va a tagliare. Ci sarebbero altre cose da aggiungere, ma questo lo lascio in un video a parte. Comunque, normalmente, quando nelle nostre cellule avviene un taglio del doppio filamento del DNA, questo taglio deve essere riparato, altrimenti l'alternativa è la morte della cellula. E questo taglio viene riparato con un meccanismo interno alle nostre cellule che si chiama NHEJ, Non Homologous End Joining, ovvero per i non anglofoni, giunzione delle estremità non omologhe. Questo meccanismo di riparazione non è proprio preciso, quindi lì dove era stato effettuato il taglio, quando poi dopo viene riparato, a volte vengono inseriti i nucleotidi, vengono eliminati i nucleotidi, spesso invalidando la funzione della sequenza di DNA. In questo modo possono essere eliminate delle sequenze che codificano per qualcosa, o delle sequenze regolatorie che permettono l'espressione di un gene, o delle sequenze che reprimono l'espressione di un gene. Ed è esattamente quello che si è fatto. Premessa: durante la vita intrauterina, nello sviluppo,
Il feto presenta un tipo di emoglobina formata da catene diverse rispetto all'individuo adulto, che presenta appunto emoglobina formata da catene alfa e beta, detta ad esempio emoglobina adulta. Il feto presenta un'emoglobina detta emoglobina fetale, che è costituita da catene un po' diverse. Un po' di tempo dopo la nascita, i geni che codificano per le catene che costituiscono l'emoglobina fetale vengono ad essere inattivati, vengono repressi. Ed è così che nell'adulto quasi scompare del tutto l'emoglobina fetale e si ha prevalentemente emoglobina adulta. Ebbene, si è visto che in alcune persone in cui per qualche motivo l'emoglobina fetale rimaneva in circolo, essa poteva sopperire al difetto di emoglobina adulta funzionante nei pazienti di anemia falciforme. E così si è tentato con la CRISPR-Cas9 di emulare questo effetto, come facendo saltare via un pezzo di DNA che nell'adulto va a reprimere proprio l'espressione delle catene che costituiscono l'emoglobina fetale. In questo modo, nei pazienti di anemia falciforme si va ad esprimere questa forma di emoglobina che va un po' a sopperire. Insomma, la situazione non è ottimale perché l'emoglobina fetale ha un'affinità per l'ossigeno maggiore rispetto a quella adulta, quindi vale a dire ha una minore tendenza a rilasciare ossigeno nei tessuti periferici, e inoltre l'emoglobina mutata, a meno che non si faccia anche saltare il gene delle catene beta, rimane anche nell'adulto, quindi la sintomatologia può essere alleviata anche di molto, ma non viene eliminata del tutto. Inoltre un altro inconveniente è che comunque è necessaria la deplezione del midollo prima di reiniettare le cellule geneticamente modificate, quindi non è una procedura non invasiva. Condiamo il tutto con il fatto che questo trial è alle prime fasi, è stato fatto su pochi volontari, però ve ne ho voluto comunque parlare perché non solo è interessante informarsi su queste patologie, ma anche perché tutte le tecniche di biotecnologia e di biologia che vi sono dietro la medicina sono spesso trascurate e vale la pena conoscerle. Vi dico solo quest'ultima cosa: che differenza c'è tra questa applicazione e quella delle gemelline? Perché modificare geneticamente uno zigote è molto diverso rispetto a modificare delle cellule specifiche che saranno poi ritrapiantate in una persona adulta. Come potete immaginare, anzitutto lo zigote è un'unica cellula che darà poi origine a un intero organismo, quindi tutte le cellule di quell'organismo presenteranno quella mutazione. Presenteranno magari anche mutazioni non volute, perché la CRISPR-Cas9 può avere dei cosiddetti effetti off-target, cioè andare a colpire delle sequenze molto simili alla sequenza bersaglio, ma presenti in punti diversi del DNA. Questo non è mai da escludere. Inoltre, se il bersaglio è un unico tipo di cellula che viene estratto dall'organismo e trattato con CRISPR-Cas9, non sono interessate le cellule germinali, cioè le cellule che daranno origine ai gameti, agli spermatozoi o agli ovociti. Nel caso in cui quindi si vogliano avere dei figli dopo questa terapia genica, i figli non porteranno l'alterazione causata da CRISPR-Cas9, seppur voluta, ma non porteranno neanche gli eventuali effetti off-target. Nel caso delle gemelline geneticamente modificate in Cina, anche i figli di queste gemelline erediteranno quella mutazione perché uno scienziato ha deciso così, e questa non è una cosa molto etica. Se non avete visto quel video, vi consiglio vivamente di guardarlo. E con questo però ho concluso. Grazie per essere rimasti fin qui, grazie ancora per esservi iscritti, per la fiducia. Se vi va di supportarmi, seguitemi su Instagram e condividete questo video. Ci vediamo il 24 settembre alle 19 sul canale di Imma Liotta, quindi seguitela perché faremo una live insieme e sta preparando anche cose molto interessanti per il suo progetto, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!